4 gennaio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi faremo un po' un incontro bellissimo con uno stilista siciliano ai vertici della moda internazionale, ma parleremo anche delle cose di stretta attualità. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite, è Danny Wise, uno stilista, pensate che da Caltanissetta è arrivato sul tetto del mondo, eh? Ora vi dico soltanto alcune cose, ma sono poche, ma non le posso dire tutte. Punta di diamante nella haute couture, a gennaio dell'anno scorso Forbes, che fa la classifica delle personalità più importanti, lo ha messo fra i 50 hot men del pianeta, cioè 50 uomini, mica sono tanti, 50 in tutto il mondo, e per Vogue è stato tra i primi 5 fotomodelli, perché prima faceva anche fotomodello, al mondo dal 1981 al 92. Complimenti, grazie di essere qua, grazie, è un piacere averla, cioè, raccontare come si fa a fare tutto questo. Provenendo da Caltanissetta, questa è stata la cosa più difficile. Ci dica, allora, come hai fatto? Avevo, penso, 13-14 anni e, come tutti i giovani, voleva fare qualcosa di importante. Però non sapevo cosa, volevo diventare famoso, ma per diventare famoso bisogna avere un'arte, almeno una volta era così. Oggi sono questi influencer che senza arte né parte diventano famosi. E da lì ho iniziato da giovane a fare dello sport dei più duri, facevo judo. Il campionato italiano mi ha portato ad andare a Firenze. Lì andai una sera in una discoteca e non mi chiesero né il biglietto né nulla. Ho detto, ma scusi, qui non si paga. Dice, ma lei non è modello. Da lì subito l'idea. Mi informai durante la serata, anziché ballare, qual era l'agenzia più importante su Firenze. In maniera molto sfacciata, la mattina mi presentai. E mi disse, ma lei ha un book? No, book vuol dire sì. Libro di presentazione. No, ha un composite? No. Tu guardi, un attimo solo. Tolsi la t-shirt, ero un campione di judo, avevo un fisico, non di questi da palestra, ma caspita così, e mi disse, guardi, venga domani, gli offriamo un test fotografico. L'indomani arrivai, in sala d'attesa c'erano già 2 fotografi che mi volevano fotografare gratuitamente. Ho capito che c'era qualcosa. che funzionava, sì, perché io non sapevo ballare, non sapevo cantare, non volevo fare il calciatore, ma trovai che quello poteva essere uno spunto per partire. Da lì inizio subito, in un giro di una settimana, fui scelto per Pitti Uomo. Allora non c'era Milano Collezione, c'era Pitti Uomo. Pitti Uomo. E lavorai in una settimana in uno stand di uno stilista di allora. Tante rappresentanti, agenti, proprietari di altre aziende vennero da me dicendo, ma lei dove è stato fino adesso? Cosa fa? E tu, guarda, io ho appena iniziato così. Ma questo fisico? E tu, questo fisico viene dallo sport, non viene dalla palestra così gonfiata e basta. E scambiavo i biglietti da visita. Feci il mio primo agente di me stesso. Quando ritornai, mi disse, guarda che ti hanno preso da Colmar. E tu, sì, ho già concluso. Ma come conclude? Senza di noi. Ma scusi. E quindi da lì a pochi mesi avevo le idee chiare sul da farsi. Firenze era valida in quel periodo, ma non c'era l'aeroporto. Tutte le modelle e i modelli li prendevano da Milano, quindi era un export. Da lì capii che bisogna andare a Milano. Da Milano mi informai al solito qual era il meglio, ho sempre amato il meglio, e mi informai chi era l'agenzia. E dissi, guardi, facendo ponte la prima, mi feci prendere la seconda. Dalla seconda iniziai a lavorare e i ragazzi mi dissero, guarda, bisogna andare a Düsseldorf perché le sfilate sono là, poi bisogna andare in Svizzera per i cataloghi. Da lì a poco, dal composite di un foglietto davanti, una foto davanti, lato A, lato B, ebbi un composite con 12 foto, tutte di lavori. Ed ero rappresentato da un'agenzia a Firenze, una a Milano, una in Svizzera, una in Spagna, quindi ero agente di me stesso. Da lì decisi nel 91 di smettere, perché tutti i fotografi chiedevano a me cosa dovevo fare. E in caso delle sfilate non mi facevano più uscire per prima, cioè uscire per ultimo accanto allo stilista. Quindi avevo capito che ero un qualcosa, ero un qualcuno, avevo qualcosa da dare. Ma dentro di me capii che avevo qualcosa da dire, ossia tirar fuori me stesso.
Allora presi un anno sabbatico. In quell'anno, dopo 3 mesi, mi chiamarono per un grosso servizio in India. In India? In India, sì. Io ho girato il mondo 2 volte, non su Google, dal vivo. Perché molti sì. fanno palestra su Google, fanno karate, imparano il karate dall'internet. No, io ho girato il mondo dal vivo. Davvero? Sì. E vidi che là allora c'erano delle pelli molto particolari. E iniziai a disegnare questa mia donna. Una donna abbracciata da un uomo che abbraccia le donne. E avevo subito capito che c'era questa differenza. Una donna molto bilanciata, di gran classe, eleganza, femminilità, senza mai volgarità. E iniziai provando con dei costumi da bagno, ma in pecari soffiato, quindi una collezione estate, ma con un prodotto di base invernale. E tutti i giornalisti mi dicevano, ma scusi, a chi li vende questi costumi da bagno in pecari soffiato, che è come un camoscio? Io dissi, ma infatti il mio non è da mare, sono da yacht, da panfilo. Ah, alto russo, gran russo. Da lì subito avevo capito come si presentava, perché è una sfilata, l'avevo fatta per anni. Presi tutte le mie vecchie colleghe e feci sfilare le donne più belle, Tatiana Patis, Angelica, non voglio fare il nome, insomma, anche perché mi sfuggono di allora, e feci una sfilata meravigliosa in costumi da bagno, dopodiché in pellicce. Le pellicce erano allora i montoni, niente di che, questi visoni marroni, e io feci una sfilata di visoni Blue Eyes. Mamma mia! Da lì nacque questo Blue Eyes. Blue Eyes. Blue Eyes è un colore differente dagli altri, registrato da me. Allora c'era il nero o il blu notte. Allora la giacca blu era da nonno. Quello che voleva fare lo stravagante metteva i bottoni in oro, ma faceva marinaro. E poi la giacca nera. Ma la giacca nera o metteva i bottoni in oro e faceva arabo. E ho detto, guardi, ci vuole schiarire il nero e rischiarire il blu. E mi incontrai in una strada. Questa strada era il blu tanzanite. Com'è il blu? Tanzanite, dalla Tanzania, con una pietra semipreziosa, tanzanite, che è un blu violaceo. Da lì ho ristudiato e registrai questo Blue Eyes, che è un blu viola, un blu tanzanite, ecco così. Sì. Da lì produssi questo e feci uscire la prima, anche lì, colore da uomo che non esisteva, con abiti da donna. Ed erano degli abiti bianchi che gocciolavano. E quindi fu una collezione, un grande successo, la seconda, e diceva Danny Wise, l'unico lusso che cola. Fantastico. E così poi? E così, 92, 92, 93, 93, ora sono 12 collezioni, è molto dura perché le disegno tutte io. E le disegna lei? Sì, solo disegno io, sì. E Danny Wise è prodotto al 100% Made in Italy, con i prodotti di base a vertici mondiali, però è Made in Italy. E noi diamo la priorità a ma lo staff è vero italiano. Che ha un'impresa ancora a Caltanissetta? Sì, tutti mi fanno questa domanda, mi fate questa domanda perché dopo quello che ho fatto, come mai mi dicono esattamente, ma cosa ci fa lei a Caltanissetta, che non c'è più niente da dire? Le dico subito. No, è una curiosità. Mi fate tutto questo e rispondo. Il mio primo dollaro è stato la Santina, ed era una sarta di Val Guarnera, caro Pepe. Certo. Che avevo incontrato a Milano, perché Danny Wise, stilista, nasce a Milano, Danny Wise, modello, a Firenze. Il successo arrivò subito, o meglio, le richieste superavano la nostra possibilità di produzione. Questa santina, presa da un couturiere di Roma, che adesso è in pensione, mi disse, guardi, lei mi dia 350.000 lire, e io prendo la freccia del sud e le trovo le sarte. Ma cos'è sta freccia del sud, scusi? È un treno. La freccia del sud era un treno che non so se esiste più. Non so se esiste più. Ebbene, lei, essendo di Val Guarnera, caro Pepe, andò anche a Caltanissetta, a distanza di pochi giorni. Allora c'è il telefono con la cabina, ve lo ricordate, col gettone? Come no, certo. E mi disse, dottore, risolto il problema. Ah sì? Allora, faccia salire le sarte a Milano e le assumiamo. Li scelga lei, come ha sempre fatto. E disse, no, c'è un problema, le sarte ci sono, ma non voglio venire a Milano, davvero. E allora che devo fare? Prenda il treno e venga lei. Io ho preso questo treno
E queste donne sembravano valide, sembravano così, ma chi aveva il figlio, chi doveva cucinare un po' l'azzugo, la solita mentalità del sud di allora. Fantastico. E disse, beh, allora Santino, queste non servono a nulla, abbia pazienza. E disse, no, prendiamo una botteguccia qui. E così presimo il primo appartamentino in una via stretta su Caltanissetta. Un primo piano, un secondo piano, un terzo piano, l'azienda è cresciuta ed era tutto laboratorio. Poi creava molti problemi avere due modelliste, due tagli, due cucite. Certo. Abbiamo unificato tutto a Milano, quindi chi voleva venire è venuto, chi non voleva venire, come quelli un po' fannulloni, mi consenta, li abbiamo messi da parte. Noi sfilavamo stranamente a Milano, poi Parigi, e mi disse di nuovo questo staff siciliano, guardi, dobbiamo sfilare a Caltanissetta. Disse, ancora questa Caltanissetta, basta Caltanissetta. Devo andare a Parigi. Devo andare a Parigi così. Cioè, guardi, la collezione è già tutta venduta, la portiamo a Caltanissetta. Metto, ma noi sfiliamo col 42, a Caltanissetta sono 46, 48, cosa ci facciamo? Lei non si preoccupi. Detto, va bene, va, proviamo. E andai in questo posto, di nuovo a Caltanissetta, c'era un piccolo laboratorio, mi feci dare un palazzetto dello sport. E lì sfilammo. Fantastico. Un successone. Lì c'erano le strade con le buche, ancora adesso ci sono, ma noi viravamo con i visoni blu. Ma non solo a Caltanissetta, ci sono dovunque le buche. Comunque. Ed allora si è ampliato ed è diventato questo palazzo qua, e siccome ormai tre piani. È vero che siete, sono 1500 persone. Allora, noi abbiamo 210 produttori, sì, che con intotto tra interno e esterno sono 1536, mi dicono. Fantastico. Roba del genere. Noi staremo qua tutta la mattinata a ascoltarla, perché la sua storia è veramente fantastica. Dico soltanto questo, tanto per darvi un dato, per farvi stare bene stamattina. Fatturato di quest'anno 450 milioni. Abbiamo perso parecchio col Covid, eh. Dobbiamo recuperare. Aveva perduto un po' di terreno col Covid, adesso grazie a Dio l'ha recuperato. L'ho recuperato. 450 milioni, complimenti. Danny Wise, grande stilista ai vertici della moda. Adesso noi ci fermiamo e ci diamo un'occhiata al nostro almanacco.